chiamo Nico Vascellari, sono un artista. Dire cosa mi ispiri o stimoli non è cosa semplice, anche perché solitamente finisco per trovare dove e quando non sto cercando. Però è vero che rispetto ad un modello di economia circolare è interessante pensare all'idea di trasformazione. Questo è ciò che fa l'arte, è quasi come un processo alchemico. In fin dei conti, uno prende dell'argilla per farci una scultura, e questo è quello che in qualche modo il riutilizzo delle risorse e l'abbattimento degli sprechi ci impone di fare. La missione etica dell'artista, io credo che esuli dal messaggio che vuole lanciare attraverso le opere. Coda Lunga è il nome di una sezione del mio studio a Vittorio Veneto che dal 2005 ho aperto al pubblico nel tentativo e con l'obiettivo di forzare il dialogo non solo con la cittadinanza locale ma con il territorio in genere, in un luogo che non è mai stato particolarmente sensibile o interessato a qualsiasi tipo di linguaggio contemporaneo. Sono assolutamente persuaso dall'idea che l'arte e la cultura in generale non solo possano essere, ma debbano essere, già sono in molti luoghi, strumenti importanti per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori. Anche da un punto di vista prettamente economico, ho deciso di aderire al progetto Slam Talk perché confido nella lungimiranza di chi, invitandomi, crede che il punto di vista di un artista rispetto alle questioni attuali che scandagliano le possibilità del futuro possa avere una rilevanza.